Bentornati all'appuntamento con Tu per Tu, come sempre in compagnia di Davide Faltoni. Ciao a tutti, sempre con la nostra Chiara, quindi prosegue questo nuovo indirizzo e col nostro ospite Donato Caporali. Buonasera, esponente del centro-sinistra aretino. Io vorrei iniziare subito con una questione, Donato. Noi ultimamente invitiamo gli esponenti del centro-destra aretino e sono tutti impegnati, chi con impegni di lavoro eccetera, e quindi mi sorge spontanea la domanda: ma voi siete sempre disponibili, non avete mai impegni perché non avete niente da fare e quindi lavorano solo loro per il bene dei cittadini, o non è così, o c'è qualcos'altro? No, io credo che come tutti si dà da fare per i nostri concittadini. Io credo che la loro non partecipazione sia più dovuta ad altro, e scusami se lo dico, ma a delle questioni che li riguardano in cui non vanno molto d'accordo. No. Questioni che hai anche sollevato più volte, avete già chiesto le dimissioni del sindaco, le dimissioni dell'assessore Merelli? Sì, ma non solo quelle, piano piano è venuto fuori altro, ad esempio anche dei malumori all'interno di Forza Italia, l'assessore Tanti. Raccontaci, visto che loro non ci riesce a invitarli, raccontaci. Non quello che appare all'esterno, che noi sappiamo che la città è senza un governo, perché perdono più tempo a litigare piuttosto che darsi da fare per governarla. E oltre a caso Coingas, che questo è risaputo, ma anche ultimamente nella stampa è uscito che l'assessore Tanti non rappresenta più Forza Italia. Questo è un dato importante, dato che è un assessorato molto importante come quello al sociale, e che il gruppo consigliare più rappresentativo non abbia più rappresentante in giunta è sicuramente un punto molto importante dal punto di vista politico per il governo cittadino. Ma ecco, hai detto che non governano, magari voi che siete all'interno del Consiglio Comunale, come fai a fare questa affermazione? Perché c'è tutta una serie di questioni importanti che non sono state risolte. Una visione di città non esiste. Anche le opere pubbliche che verranno o hanno messo in cantiere sono tutte molto in ritardo, dalla rotonda di Via Fiorentina al recupero della Rex Levole. Questo è un dato di fatto, che in 4 anni e mezzo non sia stato fatto niente. O comunque sia, non ora si inizia magari. Si vedono, ma non è che può essere questo dire abbiamo governato quando si fa i cantieri di campagna elettorale, insomma. Non è una visione cittadina, è tutto molto spezzettato e non si dà un chiaro messaggio alla città di quello che è il futuro. Infatti, se guardiamo anche molti dati, Arezzo arranca purtroppo, arranca dal punto di vista economico, arranca dal punto di vista del suo sviluppo. Cioè, se guardiamo, non c'è niente di innovativo nella visione di città da parte di questa giunta. Ho capito. E invece queste difficoltà che te dicevi all'interno della maggioranza, a parte abbiamo visto Angelo Rossi e Mary Conracchini, che forse si sono un po' resi autonomi, no? Quindi non si sa di preciso, no, forse si sa che stanno facendo, ma il gruppo di Forza Italia invece è unito? Io credo, da quello che appare, che loro siano uniti, però non tanto a questa maggioranza, ma chiaramente cercano di portare avanti anche le loro istanze, che non vengono più rappresentate in giunta. Questo è chiaro, è uscito su tutti i giornali. Questo è accaduto di fatto, comunque è uscito da Forza Italia Luce Tanti. Esatto, è uscito l'assessore, di conseguenza loro non hanno rappresentanti in giunta, e è un dato importante. Io credo che dovevano fare questa verifica che ancora non si è risolta e la città è ferma. Okay. Allora, vogliamo, e quindi ecco, che idea, mentre voi dal centro-sinistra, perché anche il centro-sinistra non mi sembra che attualmente stia esprimendo né un candidato, né una rosa di candidati, né dei gruppi che si stanno organizzando, che si stanno muovendo, perlomeno forse nei salotti, ma non nella base, non nella città, cioè non si avverte a livello mediatico, ma anche a livello proprio cittadino. Insomma, noi viviamo qui e non ci siamo resi conto che c'è una partecipazione, un coinvolgimento
in questo processo che dovrebbe essere iniziato, perché siamo a novembre. Ma hai ragione. Considerando che il mese di dicembre è inesistente per le festività, cioè ci ritroviamo proiettati già nel gennaio, ma il centro-sinistra è assente, completamente assente. Su questo hai ragione. E quindi forse questi litigi nel centro-destra, questa opposizione interna, forse è giustificata proprio dal fatto che da quest'altro lato c'è il vuoto totale per il momento. Allora, hai ragione nei termini in cui il percorso all'interno del centro-sinistra non è iniziato. È un percorso che va intrapreso quanto prima. Purtroppo alcune questioni, tra cui il congresso provinciale, hanno di fatto tenuto bloccato questo percorso. Questo percorso andrà impostato in modo diverso, dal mio punto di vista, non nell'individuazione di un candidato, ma bensì di fare un percorso con la cittadinanza. Con delle primarie? Ma secondo me questo è... Io non credo che sia un elemento attualmente sostenibile, e poi vedremo durante il percorso, come dicevo, dovrà essere realizzato con i cittadini, con delle assemblee, e attraverso questo percorso che vada a coinvolgere veramente, finalmente, la popolazione e i cittadini, a cui noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere aiuto per la prossima campagna elettorale, per il prossimo percorso, e cercare insieme a loro di costruire la figura di un candidato, ma non solo di un candidato, di un programma poi da rispettare e anche di una squadra che vada a sostenerlo. Perché il rischio che corriamo, se no, è quello che di rincorrere il centrodestra sul suo campo del leaderismo, e il leaderismo abbiamo visto che nel centro-sinistra e nella sinistra conduce a fallimento. Sicuramente, per questo merita prendersi forse un po' più di tempo, essere un po' più lenti, ma fare un percorso giusto e che porti alla massima condivisione del candidato, ma anche del programma che ci porti alle prossime elezioni. Se no rischiamo di perdere pezzi, abbiamo visto che a Arezzo quando si perde pezzi si perde. Ma non è che gli interessi personali di qualche capo bastone del centro-sinistra spingono a questo attendismo, proprio per capire intanto se si salvano i posti nella regione, se ci sono altre opportunità di sistemazioni, e quindi va a finire come al solito che, come spesso successo, che si sacrifica l'interesse comune all'interesse in nome dell'interesse personale, anche se occulto non si dice, però ecco, non è che c'è questo rischio? Guarda, io sinceramente in questa fase penso che questo non ci sia, perché il quadro per la regione è già abbastanza nitido. Sì, ok, manca eventualmente anche lì l'individuazione del candidato presidente, però sul collegio aretino credo ci saranno poche sorprese nel centro-sinistra. Non credo ci siano grandi rivoluzionamenti, anche perché esiste la regola dei due mandati pieni all'interno del centro-sinistra. Gli attuali consiglieri regionali o assessori regionali non l'hanno mai completati, perché hanno fatto un mandato e mezzo nei ruoli che hanno. Per cui credo sia anche difficile ipotizzare altre tipologie di strutturazione delle candidature. O comunque sì, anche su quello non dipende da loro poi la stasi che si è avuta un po' a livello aretino. Dipende dal fatto che va costruito un percorso che va fatto bene, e che prima di questo dovesse essere comunque sia esaurita la fase del congresso provinciale, che non è una cosa da poco, non è stata una cosa da poco, ci siamo dietro. Capito, da ma circa... Ma lo sapevate che c'era l'elezione, non è che certo, sono improvvisti. No, ma... Ma siamo sempre lì, ok? Ci saranno i formalismi, ma c'è le elezioni. Quando arriva sto segretario? Il segretario verrà eletto ora a fine ottobre in modo definitivo, presenterà la sua squadra, dopodiché nel mese, credo, poi questo si verrà deciso insieme a tutti gli attori in campo, cercando appunto di allargare, perché noi abbiamo l'obbligo, dovere e anche diritto di allargare quella che è la nostra base, quello che compone anche, che andrà a comporre il futuro sinistra, anche ricorrendo soprattutto all'aiuto esterno dei cittadini, delle persone attualmente non impegnate, perché se noi non facciamo questa operazione, pensiamo di vincere con le somme di sigle, non vinceremo. Io di questo sono convinto. Vinciamo se riusciamo a allargare e a coinvolgere più persone, più cittadini in quello che è il futuro progetto della nostra città. Partirete da una squadra, da un progetto, ma comunque ci sarà un candidato sindaco. Che caratteristiche deve avere, anche rispetto all'ultimo candidato sindaco? Allora, io credo che per quanto riguarda la mia storia,
che anche è quella un po' che viene dalla famiglia socialista, io ho molto apprezzato l'ultimo sindaco d'Arezzo più politico, che fu Vannucci. E da lì in poi però si è avuto un identikit di un candidato sindaco che è il libero professionista di una certa età. Io credo che noi nel 2015 abbiamo provato, magari giusto o sbagliato che sia, però a individuare un altro candidato, un altro messaggio. Abbiamo visto che la città su questo non è molto sensibile, pertanto credo che bisognerà riandare a individuare una figura con queste due caratteristiche che dicevo prima. Come e in che modo appunto verrà deciso da tutti quelli che riusciremo a mettere insieme. Questo è fondamentale, perché non possiamo permetterci a questa tornata elettorale, questo giro, di essere autosufficienti o non voler allargare. Questo è anche dettato dal fatto, secondo me positivo, che anche a livello nazionale si è andato verso questa direzione, di un PD più aperto, plurale, che cerca alleati, non che crede. Si ricercherà anche ad Arezzo questi alleati, comunque gli stessi alleati che ha scelto a livello nazionale? Noi faremo un percorso aperto a tutti, credo che questo sia una cosa ineludibile. Poi, ripeto, verrà deciso dagli organismi anche all'interno dei partiti quale è il percorso, però io personalmente credo che sia questo. Se altri decideranno di mettersi al tavolo, sicuramente non è che verranno mandati via anche personaggi che magari in passato non sono stati così tanto affini o vicini a noi. Io credo che questa sia anche la maturità data dall'esperienza fatta, che ci impone di non credere più in un sistema monopartitico. Questo è fondamentale. Allora, ora dobbiamo fermare per la pubblicità e dopo preparati, perché la prossima domanda chiaramente sarà su Italia Viva e Renzi. Ah, bella domanda. Quindi dopo la pubblicità. Caro Donato, Italia Viva, Renzi, i renziani che Arezzo sembrano scomparsi, tutti pentiti, quindi che è successo? Un po' era diversi anni ormai che si vociferava che Renzi andasse verso un proprio partito, no? Si diceva ogni Leopolda che c'era, si diceva Renzi costituirà il proprio partito. Questo giro è avvenuto veramente. La Leopolda sarà ora in questo fine settimana a Firenze. Erano tanti gli aretini nella Leopolda, sono sempre stati moltissimi. Credo che anche a questa Leopolda qui molti andranno, almeno così mi viene riportato. E i membri della segreteria aretina? Ma questo non lo so, comunque sia so che diversi anche militanti o iscritti ci andranno. Per cui è Ma è possibile che dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che ha fatto, ancora i militanti credono in Renzi? Vabbè, come è stato detto, Arezzo è sempre stato un forte fortino di Renzi. Questo credo che sia sotto la luce del sole, non sono mai nascosti. E per cui hanno un seguito, io credo minoritario, come poi è stato dimostrato dalle ultime primarie, però io voglio qui affermare un concetto. Secondo me questo è un elemento di chiarezza, cioè l'uscire e andare a fondare un proprio schieramento, un proprio partito, è un elemento di chiarezza anziché fare una guerra interna che come PD ci ha continuamente logorato, sia prima durante il renzismo sia dopo da parte di Renzi stesso. E secondo me questo deve dare la spinta definitiva a far sì che in Italia si crei un sistema più proporzionale. Ma ad Arezzo quanto peserà? Comunque Arezzo è sempre stata molto renziana, una scissione interna. Quanto peserà sulle prossime amministrative? Cioè un centrosinistra che si ripresenta diviso? Ma io credo che loro, spero, che abbiano l'intelligenza di non andare verso l'individuazione di un proprio candidato né di procedere a una deflagrazione del centro-sinistra, così come si è inteso nell'aretino. Come dicevo prima, il percorso deve essere quello della massima rappresentatività ed unità. Io spero, dato che anche hanno sia costituito Italia Viva
così da poco che abbiano ad Arezzo l'obiettivo anche loro di sconfiggere Ghinelli, perché questo deve essere l'obiettivo di tutti e credo anche loro. Ecco, ma questo anche l'ultimo comportamento tenuto da Renzi, questo opportunismo, questo egocentrismo di questa persona che lo ha spinto a far formare con queste giravolte improvvise, comunque a sostenere, far formare questo governo e poi una volta fatti i giochi lui in maniera così spregiudicata si è fondato il suo partito. Ecco, come lo valuti? Io non è il mio stile di fare politica e non l'approvo. Detto questo, Renzi è sempre stato questo personaggio e stile politico. Non mi ha stupito, ecco. Lo valuto come conseguenza di come lui ha sempre fatto politica. Cioè, che è un riesce a, come hai detto te, in modo anche abbastanza spregiudicato, sempre a costruire situazioni politiche che gli garantiscano una sopravvivenza o comunque sia una sua rappresentanza di leader. Che non è il mio stile, io ho sempre creduto nel collettivo, in un centro-sinistra plurale, e a me non piace. Poi, chiaramente, un dato da riconoscere a Renzi, e anche questo l'ha dimostrato anche ieri sera contro Salvini, è che ha delle capacità che gli permettono di fare tutto ciò. Capacità oratorie. Capacità oratorie anche di dibattito, però non è questo. Di confronto politico, ma poi nella realtà dei fatti, insomma, ha governato. Esatto, cioè, infatti il problema di Renzi, di Renzi e di quello che è il suo messaggio è che alla prova dei fatti non è riuscito poi a realizzare quanto andava ad affermare. Però il centro-sinistra dovrebbe trovare un'altra persona con quel carisma? Cioè l'Italia vuole quel carisma? Il problema è che... c'è oggi un'altra persona? Il problema è che nell'elettorato italiano, nei cittadini italiani, si è affermato una tipologia di visione che vuole il capo. Questo penso gli esempi siano evidenti a tutti. Non credo che si debba proseguire su questa strada, perché poi il famoso capo, essendo una dottrina, una visione, quella del leaderismo esasperato quasi peronista, è una visione sempre stata storicamente appartenente alla destra. Io credo che il centro-sinistra debba tornare all'individuazione di un collettivo con un leader che lo rappresenti, sì, dotato di carisma, ma che non sia autoreferenziale. Il leader adeguato a questo momento politico? Zingaretti, secondo me, a questo momento politico è anche un leader adeguato, perché è un buon ricucitore, un buon temporeggiatore, e attualmente il centro-sinistra e il PD aveva bisogno, dopo una lunga guerra di logoramento e dopo lunghe batoste elettorali, dal referendum a poi le elezioni del marzo scorso, che hanno portato forse al maggior consenso, al minore consenso possibile per l'intero centro-sinistra, ha bisogno di ricrescere, di ricostruirsi, soprattutto di riconnettersi con la base dei cittadini e la propria rappresentanza. Secondo me su questo è un po' come nel judo. Secondo me l'alleanza con 5 Stelle può portare a far sì che noi, sfruttando, utilizzando anche questa alleanza, possiamo apprendere anche da loro qualcosa, che sicuramente è quello di trovare metodi nuovi per tornare in mezzo ai cittadini e a costruire un percorso con i cittadini delle proposte poi che facciamo. L'altra faccia della medaglia però è anche il poterlo vedere come un tradimento da parte dell'elettorato e dell'elettore. Questo è stato dovuto, secondo me, a un errore commesso in passato. Comunque, ce ne sono state di cose dette negli anni passati, da entrambe le parti, ovviamente. Sì, certo, però su questo la politica deve anche saper andare oltre ad alcune questioni, anche andare a riconoscere alcuni probabili errori commessi. Il problema che c'è stato, che un maggioritario ha portato a una esasperazione del confronto, a una lotta troppo forte, che è anche sfociata più che in politica in offese personali o politiche stesse sui schieramenti, anche a toni veramente di antipolitica che hanno allontanato sempre più i cittadini, perché ricordiamoci che comunque sia, al di là del consenso
che hanno avuto i 5 Stelle, il partito maggiore in Italia rimane l'astensionismo, e l'obiettivo deve essere quello di andare a recuperare quei cittadini, andare a far sì che tante persone tornino a partecipare alla vita pubblica. Senti, condividi che l'opinione di molti che i due Matteo sono le due facce della stessa medaglia? Come dicevo prima, non tanto nei contenuti politici, ma in un'Italia eccessivamente affidata al leaderismo. Su questo sono la rappresentazione di quello che poi però purtroppo è anche l'elettorato che vuole. L'elettorato... Anche la loro parabola è molto simile, non è solo una questione di leaderismo. Sì, però loro com'è che sono diventati chi sono? Grazie all'appoggio incondizionato da parte di tanti loro elettori. Se guardiamo sia Renzi che Salvini hanno un elettorato molto fedele al leader, non tanto alla forza politica che rappresentano. Renzi sembrerebbe ora veramente esiguo questa fedeltà, perché... Non lo so, io non sono abituato a sottovalutare e credo che Renzi non sia un personaggio da sottovalutare neanche in un consenso, soprattutto durante la campagna elettorale. Aspetterei a fare un'affermazione del genere, voglio vedere come si evolve in futuro quello che lui rappresenta, perché comunque sia è dotato di un consenso personale, vero, magari minoritario attualmente come Salvini, che però riesce a trasformare in campagna elettorale. Sì, però ora diciamo che pensare Renzi il 40% e ora è una cifra neanche un decimo, e considerando che comunque tutta l'esposizione mediatica che ha avuto in questo momento, che evidentemente nel proseguo andrà scemando, è immaginabile, insomma, che è facile trarre le conseguenze. Io non credo che se gli altri non lavorano per lui, cioè se il PD non continua a lavorare per lui, io non credo che lui abbia più alcuno spazio fondamentalmente, perché insomma è vero quello che tu dici, ma Renzi è anche abbastanza notorio oramai che per la stragrande maggioranza dell'elettorato non è simpatico, per non dire peggio, e quindi è evidente che i voti degli ultimi anni che ci sono stati, a cominciare dal referendum, è stato un voto contro Renzi. Certo, voglio dire, non è che... Quello sicuramente. Quello che dico io è che forse il passaggio che bisogna fare, piuttosto che andare a costruire un campagna elettorale o comunque sia tanto contro gli avversari, ma pro qualcosa, noi bisogna iniziare a parlare di cosa vogliamo proporre ai cittadini. Io penso questo deve essere passo enorme di difficoltà. Però ti vorrei chiedere una cosa, no? Ma come te lo spieghi? No? È vero che lui i gruppi parlamentari li aveva scelti lui, però è vero anche che i precedenti gruppi parlamentari che erano stati scelti e eletti con i voti di Bersani avevano preso e cambiato posizione appena arriva lui, senza tante remore, e qui invece lui, se scelto delle persone, sembra quasi che gli hanno garantito la fedeltà anche di fronte a questo declino e soprattutto alla fuoriuscita di lui. Non, cioè, sono andati con lui e evidentemente un elettorato come a lui in questo momento, se veri sono i sondaggi, del 3-4% gli garantirebbe la presenza di quanti? 3 o 4 parlamentari, lui invece se ne trova 50. Ecco, ma queste persone, com'è possibile che hanno dato questa fedeltà? Erano obbligati, secondo te, da qualcosa che non conosciamo, oppure c'è proprio questa devozione quasi, diciamo, trascendentale nei suoi confronti di questa gente? Cioè, io penso più la seconda che la prima, perché comunque sia anche nell'elettorato che poi lo sostiene c'è questa tendenza al leader, cioè comunque si appoggiare la decisione del leader, perché si reputa a torto. Ma perché, cioè, com'è possibile che Bersani non era un leader come lui, eppure Bersani ha ottenuto anche un grosso risultato? Certo, no, ma il percorso che ha portato all'elezione dei parlamentari che erano su Bersani era un percorso di parlamentari già strutturati, che potevano avere più o meno consenso. Ho capito, preciso, e vanno con Renzi, senza remore. Sì, però perché avevano un tipo di percorso personale. In teoria, questi scelti con questi criteri dovevano, a logica, dovevano essere quelli primi che cambiavano casacca e stavano col potere.
Okay. Ma hanno, no, perché devono, mentre gli altri avevano un proprio percorso e arrivavano alle elezioni dopo magari una gavetta, un percorso politico nel proprio territorio, gli attuali parlamentari devono molto a Renzi per le elezioni. Non è che hanno avuto un metodo di selezione tanto territoriale, devono solo ed esclusivamente alla sua indicazione. Quindi hanno dovuto pagare un prezzo. Non so se hanno dovuto pagare un prezzo, magari anche un discorso più di... sviluppo non mentale, un prezzo, diciamo, politico. Sì, e in più credo che per come avessero posto il loro metodo di elezione, come la loro selezione, non credo che in futuro il PD avrebbe ridato possibilità a queste persone. Ma nemmeno lì questi ce l'avranno. Però lì, come ti ripeto prima, chi ha una visione leaderistica spera sempre che il proprio leader riesca a ribaltare la situazione. Ah, ecco, quindi te pensi che loro sono convinti che lui riuscirà probabilmente a ripetere l'operazione che ha già fatto? Credo di sì, come credo che lo fa i suoi elettori che lo sostengono. È un elettorato, ti ripeto, che purtroppo dal punto di vista nazionale si è affermato un leaderismo che segue il leader quasi sempre comunque. Allora, siamo raggiunti alla fine. Ci vuoi dire due parole su cosa deve essere Arezzo del 2030 e ci fai qualche nome? Un nome, infatti, chi dovrebbe essere il candidato sindaco del centro-sinistra? Io prima ho fatto... Un auspicio. No, io ho fatto un identikit. No, veramente. Noi abbiamo avuto ospite, ad esempio, Andrea Sereni. Risponda a questo identikit. Io non lo so questo qual è il percorso, secondo me il percorso deve essere quello che ho detto prima. Il problema è di creare un Arezzo del 2030, come diceva giustamente David, che sia corrispondente a dei canoni nuovi. Non si può vedere, scusatemi se lo dico, una città ancora con i SUV in centro e di fronte alle scuole che invadono qualsiasi spazio a danno dei nostri bambini. Bisogna applicare un minimo di buonsenso, ormai è in tutta Italia che da tanti anni, ecco, tanti città anni. Ultima domanda ti voglio fare, ma se il centro-sinistra riprende Arezzo, riprende Arezzo, il rapporto, cioè sarà, avrà tutto lo, si concentrerà quindi nella giostra del Saracino, nel supporto alla giostra, alle manifestazioni della stessa, eccetera, o si cercherà di dare spazio anche ad altre manifestazioni culturali, sociali, eccetera? Vabbè, è chiaro che verrà dato la possibilità a tutti di essere rappresentati, si darà spazio a tutti. Io credo che questo sia fondamentale, anche perché sono state create due fondazioni apposite, una, quella cultura, che aveva avuto ampie risorse anche, che l'ha sprecata nel raro nella mostra di Paladino, quando invece sarebbe stato bisogno di tante manifestazioni, avrebbero avuto bisogno di sostegno in tale senso. Ok, siamo arrivati alla fine e grazie al nostro consigliere comunale, grazie agli ascoltatori, ci vediamo alla prossima puntata, chissà, sempre con la Chiara, non lo so, chissà, vediamo un po', grazie. Grazie a voi.